Il rumore delle artiglierie ha spento l'eco dei canti che si levavano di buon mattino da un altro ordine, della certosa solo labili tracce, pietosamente coperte da teli messi a protezione come audace tardo sudario, in un felice, si spera, partenariato tra pubblico e un imprenditore disponibile. Si tenta di fornire una rilettura dell'isola e ridarle una centralità che meritatamente le spetta. Pietro Antonio Arminio. La valigia rossa con gli attrezzi portata da Calcata. Si attendono, sono comodi. E qua ci sono tutti i rastrelli. Una costruzione militare mimetizzata come ripostiglio per gli attrezzi messi a nostra disposizione dalla Lega Ambiente di Venezia. Pietro Antonio, professore di scultura all'Accademia di Napoli. Spirito sottile, collabora con Opera Bosco da anni e con i suoi studenti da Napoli, lavorando collettivamente alla realizzazione di grandi opere. Qui pensa a un'architettura integrata, ancorata stabilmente alle stesse canne in vegetazione, che cresce insieme alle canne che la costituiscono. Abitazione per un giorno, così legata, resiste, compatta alla spinta del vento e al mutare delle stagioni e si mimetizza perfettamente al contesto dell'isola. L'opera può essere continuata da chi l'adotta per un giorno, apportando le modifiche che ritiene necessarie.